Ciao amici e bentrovati, benvenuti sul mio canale. Oggi parleremo di uncinetto tunisino, della tecnica di lavorazione e di uncinetti handmade. In rete già potete trovare dei tutorial sulla tecnica di base, molti di questi sono in lingua straniera. Io approfitto di voler approfondire la tecnica e quindi vado a fare questi piccoli tutorial nella speranza di essere d'aiuto a chi non riesce o ha difficoltà con i tutorial stranieri. Intanto studio e mi diverto con voi. Sul canale, nella playlist dedicata, già trovate qualche video, uno fatto per la lavorazione del punto base, questo. Un punto il cui risultato dà l'effetto di una vera e propria tessitura come se fosse fatta al telaio. Poi ci sono anche i punti traforati, questo è l'altro tutorial che trovate sul canale. E non contenta, mi sono creata anche degli uncinetti tunisini con il cavetto morbido. A proposito di uncinetti, questa tecnica viene lavorata con degli uncinetti particolari. Io in casa ne avevo uno a doppia punta e come potete vedere è abbastanza lungo. Questo perché la tecnica tunisina si sviluppa in due giri di lavorazione e ogni due giri va a formare un unico giro. Un'altra particolarità degli uncinetti tunisini è quella di avere alla estremità opposta un fermo per non far cadere i punti. Io me ne sono costruita con delle rondelle di sughero. Vedete? Le ho messe e per l'uncinetto lungo rigido e nell'uncinetto che ho creato con i cavetti morbidi. In commercio li trovate sia a doppia punta come questo, che servono per le lavorazioni circolari, e quelli rigidi normali con all'estremità il fermo per non far calare i punti, oppure quelli più piccoli che assomigliano molto agli uncinetti classici, ma che hanno all'altra estremità il cavetto morbido e quindi il tappino per non far calare i punti. Facendo un giro in internet ho visto che in commercio ci sono molti tipi di uncinetto. In genere quelli in metallo sono quelli a doppia punta o quelli lunghi con il tappino alla estremità o quelli in bambù che hanno il cavetto di diverse dimensioni. Il cavetto morbido lo trovate in diverse misure. Servono per le grosse lavorazioni come coperte, tappeti e scialli. In effetti ha la stessa funzione che hanno i cavetti dei ferri circolari per la lavorazione a maglia. Io non sono molto esperta della tecnica, la sto studiando e approfondendo adesso e proverò anche con questi, con il cavetto, a vedere se riesco ad effettuare le lavorazioni circolari come faccio con i ferri da maglia prima di effettuare l'acquisto degli uncinetti. Ho preferito costruirmene da me e prendere dimestichezza con la tecnica stessa. Nel caso vi costruiate degli uncinetti handmade, andate poi ad incerare il cavetto per far sì che i punti scorrano agevolmente sullo stesso. Per quanto riguarda invece l'uncinetto a doppia punta, quelli originali tunisini hanno le due punte dello stesso numero. Attenzione che in commercio trovate anche uncinetti a doppia punta che hanno la numerazione delle due punte diversa. Vi faccio un esempio: una punta può essere un 3 mm, l'altra punta può essere un 4. Quelli non sono gli uncinetti originali tunisini. Ritornando alla tecnica di lavorazione, come vi dicevo, ogni giro è composto
da due righe, una in andata in cui si caricano tutti i punti e una di ritorno in cui si vanno a scaricare e quindi a chiudere i punti che abbiamo caricato in precedenza. Per le piccole lavorazioni, vedete, potete tranquillamente usare i vostri uncinetti classici mettendo il fermo alla estremità. Infatti, io per i miei campioni uso i classici uncinetti per il crochet. Il giro di andata lo andremo ad effettuare da destra a sinistra, raccogliendo tutti i punti sul ferro sopra una base appunto catenella. Nella riga di ritorno, che si esegue da sinistra a destra, andremo ad effettuare lo scarico dei punti. Ricordatevi quindi che nella lavorazione della tecnica tunisina ogni due righe vanno a formare un singolo giro. Dovrete lavorare il giro di andata, il giro di ritorno e al ritorno conterete per un giro. Inoltre, generalmente i lavori appunto tunisino iniziano sempre con un giro di punti base. Io, nella lavorazione del mio punto fantasia, ho iniziato invece direttamente con la lavorazione del punto sulla base di catenelle. Non è che il metodo sia errato, ma voi trovate quello che più soddisfa le vostre esigenze. Poiché la lavorazione della tecnica tunisina ha una trama molto fitta, vedete, se voi volete un lavoro consistente, andate ad usare l'uncinetto adeguato al filato che state lavorando. Altrimenti, se volete una trama più leggera, la tecnica consiglia di usare un uncinetto di due numeri maggiori a quello indicato sulla fascetta del filato. Vi lascerò nella info box sotto a questo video i vari link che vi riporteranno ai tutorial che già trovate sul canale. Infatti c'è già il tutorial del punto base, quello del punto fantasia che sto usando in una delle mie lavorazioni, c'è il tutorial di come poter costruire degli uncinetti handmade, così avete modo di poter prendere dimestichezza con la tecnica e, se vi piace, andare ad effettuare i vostri acquisti. Io intanto vi saluto, spero che il video sia stato utile. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e condividete.